Di racconti scritta in modo molto originale, e a me è venuto in mente un'altra raccolta di racconti del 1800 dello scrittore russo Lermontov col suo magico capitano Pechorin, perché come Lermontov i racconti di Nevio Galeati vanno a formare un vero e proprio romanzo, perché sono racconti staccati uno dall'altro, però parlano sempre dello stesso personaggio, che è questo commissario della città di Ravenna, la città marittima italiana di Ravenna, che si confronta con tutta una serie di crimini e di situazioni, il commissario di polizia naturalmente, droga, prostituzione, eccetera, anche di una realtà portuale, no? Dove ci sono queste vicende anche di contrabbando, le navi che arrivano, è tutto un demi-monde che ruota attorno a una Ravenna per certi versi con retroterra un po' umbratile, fra nebbie, e poi invece il grande orizzonte del mare. Ecco, i racconti sono davvero leggibilissimi, il personaggio del commissario è in qualche modo sornione, lui ha una storia un po', come dire, tragica, di dolore per una donna che non c'è più, una donna che ha perduto, e lui lavora spesso in tandem con un investigatore privato che invece è una specie di suo alter ego, un personaggio completamente diverso, che invece è più giovane, è più giovanile, ha più successo con le donne, è più spigliato, ma anche lui ha quello spleen un po', come dire, quell'atteggiamento verso la vita un po' disilluso, dovuto anche dal mestiere che fa e anche dalle situazioni che affronta. A un certo punto, in uno dei racconti, si finirà addirittura su Cuba, dove l'investigatore privato deve in qualche modo scortare una delegazione politico-economica emiliana per tenere a bada una chanteuse emiliana, una donna, e che poi però verrà coinvolto in una situazione incresciosa e il commissario Ravennate, il suo amico, dovrà andare in qualche modo a salvarlo, a recuperarlo addirittura a Cuba. Questi racconti si concludono col trasferimento del commissario a Milano, in tutta un'altra realtà, e quasi appunto con in qualche modo un suo allontanamento da questa realtà di Ravenna, dove lui in qualche modo era davvero coinvolto nelle cose che faceva, i casi che risolveva, che lo facevano anche vivere un po' per certi versi male, ma di cui lui era veramente un tassello, faceva parte di questa società. Ecco, quindi è il commissario Ravennate che si allontana e fa finire quasi naturalmente questa storia di nebbie, porti e crimini.